vengono ripresi la vetta in compartecipazione, ma non vogliono di certo mollarla. I trevigiani vengono da un momento magico e cercano di compiere l'aggancio al primo posto. Amici di PMG Sport Futsal, appassionati di calcio a 5, buonasera da Giacomo Giampieri, ben ritrovati al Paladino Pizza per Ital Service Pesaro Camedoson, ottavo turno di campionato di Serie A. Apprestiamoci a vivere una classicissima degli ultimi anni, tanti infatti sono i corsi e ricorsi storici tra queste due blasonate squadre che stasera si affrontano entrambe con il morale a palla. Se il Pesaro, prima di dedicarsi alla finestra di Champions League, vuol vincere per rimanere lassù davanti a tutti e guardare da spettatore i risultati dello scontro diretto tra Signor Prestito e Acque Sapone e del Rieti impegnato a Latina, gli ospiti hanno inanellato 4 risultati utili di fila con 3 vittorie nelle ultime 3 partite. Ruolino di marcia da urlo, andiamo a leggere le formazioni cominciando dalla formazione dell'Ital Service Pesaro, che è in campo con Miarelli, maglia numero 1, con il 2 Carducci, 5 Toni Dandel, 7 Fortini, 8 Salas, 9 Onorio, 10 Borruto, 11 Canal, 12 Dionisi, 14 Tavorda, 18 De Oliveira, 19 Marcerigno, 20 Guennonna e con il 22 Borea. Allenatore Fulvio Collini risponde alla formazione della Camedoson con maglia numero 1 Michele, pardon, Lorenzo Pietrangelo, con il 2 Benzito, con l'8 Ugherani, con il 9 Giuliato, con il 10 Juan Fran, con il 12 Vieira, con il 15 Bertoni, con il 17 Igor, maglia numero 19 Perazzoni, con il 20 Grippi, con il 21 Schiocchi, con il 22 Togli e con il 25 Azzalina. L'allenatore è il signor Silvio Rocha. Questi tutti i protagonisti che tra qualche istante scenderanno in campo agli ordini dei direttori di gara. Mancano soltanto loro da leggervi, ovvero Natale Mazzone di Imola, Michele Ronca di Rovigo e al crono Stefano Lavanna della sezione di Pesaro, mentre lo speaker del Paladino Pizza sta espletando le pratiche di rito per quanto concerne le formazioni ufficiali rese al pubblico. Noi andiamo a dare anche uno sguardo a quelli che sono i due quintetti che cominciano la partita, cominciando dal Pesaro che è in campo con Miarelli tra i pali, quindi De Oliveira, Onorio, Salas e sulla corsia di sinistra Tavorda. Risponde invece la Camedoson che è in campo con Igor in maglia numero 17, tra i pali chiaramente c'è Lorenzo Pietrangelo, poi Bertoni, Schiosse e Grippi, questi i protagonisti, anzi c'è Vieira, non Grippi, con la maglia numero 12. Subito il lancio tentato dalle retrovie per quanto riguarda la Camedoson e la rimessa laterale per la formazione di Rocha, che osserva le operazioni. Come detto, la squadra trevigiana viene da un momento magico e subito prova a riversarsi in avanti con Bertoni che cerca la fuga sulla corsia di destra, lascia partire questa sorta di tiro cross le mani di Miarelli e un cambio, eccolo Grippi, lo avevo chiamato, dura appena 14 secondi l'inizio di match di Egdar Bertoni, dentro Grippi forse per una mossa sorpresa dall'altra parte di Colini, come sappiamo e come siamo abituati a vedere nelle partite estremamente importanti nei big match, gli allenatori giocano anche a scacchi e dunque evidentemente Rocha ha visto un giocatore in campo e ha mandato subito Grippi al posto di Bertoni. Onorio cerca sulla corsia di Oliveira, palla all'indietro di nuovo per Umberto Onorio, Salas si fa vedere Tavorda, ancora all'indietro verso Salas, poi Onorio, Tavorda, circolazione del Pesaro che è in tradizionale tenuta biancorossa, risponde la Camedoson con invece la consueta maglia celeste con bande bianco-nere e calzettoni neri. Tavorda, non c'è stato il fallo di ostruzione della Came, quindi Salas che può insistere, guarda negli occhi Grippi, lo mette a sedere, 1-2 con De Oliveira, palla in mezzo, De Oliveira! E l'Ital Service Pesaro passa in vantaggio dopo appena un minuto di gioco e 6 secondi. Grande azione del Ciolito Salas che ha fatto tutto bene e ha servito un assist perfetto per De Oliveira, rete dell'1-0 dei campioni d'Italia in carica che sono già avanti con il capocannoniere di questa Serie A, Platin 365.
subito di Oliveira, che si porta a quota 10 in classifica marcatori. Bellissima giocata corale tra i due giocatori, che ha prodotto il vantaggio anche sotto gli occhi del CT Alessio Musti e del suo collaboratore Alfredo Paniccia, tecnico della nazionale italiana, è venuto ad osservare tanti dei suoi giocatori, tra cui nello specifico proprio De Oliveira, che ha già siglato 10 gol, ha iniziato benissimo la sua avventura, la sua nuova avventura con la casacca dell'Ital Service Pesaro. Recupero buono qua di Miarelli, Onorio per Salas, palla allargata da Taborda, si fa vedere di nuovo Salas che ha iniziato benissimo la partita, in profondità De Oliveira, eccolo un altro che ha iniziato in maniera eccellente, Salas all'indietro, Onorio che adesso difende negli ultimi metri, Taborda prova a cercare spazio, lo trova verso Onorio, tocco arretrato sulla chiusura di Murilo Schiocchi e palla che si spegne in rimessa laterale dopo 2 minuti di gioco. Subito Pesaro avanti, tocco centrale per il Ciapavera che tenta di controllare il pallone, arriva il raddoppio di marcatura, la rimessa laterale per la Cavedosson, il tiro dalla distanza di Murilo Schioschi, la palla che si perde alta con Miarelli che subito cerca il rilancio, Pietrangelo di testa interviene molto bene, chiama il pallone, non interviene De Oliveira, allora la rimessa è per la squadra di Fulvio Colini. Onoiro, Taborda, Salas, ancora l'argentino, passa da Onorio, Salas ragiona, Onorio riceve, sempre sulla corsia di sinistra, Salas pressato da Schiocchè, aumenta la pressione difensiva alla formazione della Camedosson, riesce a cavarsela il Pesaro uscendo bene con Salas che apre, interviene Igor, e tocco arretrato per Grippi, contromovimento di Schiocchè, riceve corto, poi prova ad andare via sulla borda, la rimessa laterale è la Camedosson con qualche protesta dell'argentino, ridarguito dal direttore di gara, non ha accettato per un attimo la decisione dell'arbitro. Se ne dicono 4 i due, alla fine si ristabilisce la calma in campo e si riparte. Schiocchè che va all'indietro da Grippi, Igor cerca il movimento di Vera, ha controllato molto bene Schiocchè, Igor è entrato Canal da qualche istante, Vera deve ricominciare da Pietrangelo che cerca il rilancio, De Oliveira preziosa anche in fase difensiva, colpisce e allontana la minaccia proprio nei pressi della panchina di Fulvio Colini, che adesso ha parlato con Salas. Grippi centralmente, Vieira ancora per Grippi, la palla è buona, mattonella per calciare, intervento prezioso e scivolata di Oliveira che di fatto consente la ripartenza di Onorio, ancora palla per De Oliveira che lotta come un leone e alla fine il cuoio si spegne in rimessa, ultimo tocco di Vieira, già battuta la rimessa dal Pesaro con Taborda, Canal, Onorio prova ad andare via, rimessa laterale per la squadra di Rocha. Pronti i primi cambi anche per l'allenatore del club trevigiano, lancio profondo, Onorio ha capito tutto, chiude con grande maestria, ripropone un'azione offensiva, Taborda, Onorio prepara il tocco per Canal che cerca la gran giocata con il tentativo di tacco, palla allontanata, spinge il Pesaro, aumentano anche i decibel del paladino Pisa che prova a sospingere i ragazzi di Fulvio Colini per cercare la rete del raddoppio, finisce a terra qua De Oliveira, toccato in maniera irregolare, calcio di punizione guadagnato dal pivot ex Acqua e Sapone, salito con il gol che sta decidendo il match, come detto a quota 10 in classifica marcatori, adesso va a dare il cambio a Marcelinho, chissà se direttamente per la battuta di questo calcio di punizione Marcelinho va a dire qualcosa ad Onorio, probabilmente uno schema, attendiamo qualche istante per capire cosa inventa Umberto Onori, lì vicino Canal, il tocco è proprio per Marcelinho che calcia la deviazione da parte di Belsito, rimane fermo
ad occupare il suo spazio, e lo fa molto bene allontanando il pallone in corner. Va a recuperare il pallone lo stesso Onorio. Movimento di Marcelinho, il tocco è fuori, Taborda la controlla, non ha spazio per calciare, poi Igor che cerca l'anticipo efficace, Grippi deve rilanciare via sulla pressione di Onorio. La palla si è persa in rimessa laterale. Pronto Onorio a riprendere le operazioni, Taborda, Canan, Marcelinho riceve attaccato da Igor. Taborda attende l'ingresso di Tony Dandel, che rileva Onorio. Canal per Taborda, di nuovo Mauro Canal, cerca Marcelinho che prova a calciare anche con il destro, non è il suo piede ma lo fa bene. Altrettanto buona la chiusura di Igor in corner, con il Pesaro che rimane pericolosamente in zona offensiva e può beneficiare di un altro corner. Verrà battuto da capitan Tony Dandel, pallone sul secondo palo, Marcelinho l'aggancia, Taborda ripropone, Tony Dandel si è abbassato per ricevere, prova le finte su Vieira, Taborda attaccato da Igor, palla verso Miarelli che cerca il rilancio, per un attimo la chiusura di Vieira, poi Canal che mette ordine, Tony Dandel che ha mandato avanti, ma c'è stato l'anticipo efficace della Camedo Son che può riproporre con Belsito, chiusura del Pesaro, Marcelinho cerca di andarsene via tra un paio di avversari, alla fine l'ultimo tocco è di Grippi per la rimessa nei pressi della panchina di Silvio Rocha. Tony Dandel, Canal, Marcelinho nell'uno contro uno, viene fermato molto bene ancora dal capitano Pablo Belsito, dentro Bruto per il Pesaro. Canal, Borruto tocca il suo primo pallone, lo fa male, la palla che si spegne fuori, si chiarisce con Marcelinho. È entrato anche Wafra per la Came, Belsito, Bertoni, tocco con la mano a mio avviso di Mauro Canal, fischio del direttore di gara. Bertoni, corto per Wanfran, maglia numero 10. Belsito, ancora Wanfran, aspetto decisamente interessante, viene attaccato profondo da Borruto che gli sporca il pallone direttamente in rimessa dal fondo, che verrà eseguita da Pietrangelo, cercato il rilancio per lo stesso Wanfran, che aggancia, che giocata, poi il tocco per Bertoni, non è finita, cerca di calciare Giacomo Azzoni, viene murato dal Pesaro, Wanfran ha fatto una giocata meravigliosa e poi l'assist per Bertoni che arrivava a rimorchio, era un po' troppo avanti il numero 15 che è il destinatario forse di questo pallone, la palla non viene toccata da nessuno e si perde fuori. Buona situazione, partita direttamente dalle mani del portiere Pietrangelo e poi ci ha messo tanto del suo Wanfran. Belsito, eccolo il numero 10, stavolta il rilancio è sbagliato, la palla finisce fuori. Pronto Canal a riprendere le operazioni, Borruto, Tony Dandel, pressato da Bertoni, cerca un'idea, alla fine anche lui è costretto a calciare via. Di nuovo Pietrangelo, Belsito cerca dar via Marcelinho, ma buona guardia, giocatore della nazionale italiana, come detto in fase di presentazione c'è anche il CT a gustarsi questa partita assieme al suo collaboratore.
perché ci sono tanti protagonisti dell'Ital Futsal. Qui Tony Dandella fa una bellissima giocata, si presenta a tu per tu davanti a Pietrangelo, che gli sbarra la strada, non gli consente la rete del raddoppio. Quando sono trascorsi 6 minuti nel corso del primo tempo, la battuta di Tony Dandella fuori, Marcelinho si coordina. Era partito un buon tiro di sinistro, la palla è stata murata dalla retroguardia trevigiana. Tony Dandella, Canalla, Marcelinho, pressato da Belsito, di nuovo Canalla, cerca di portare pressione Wanfran, anche su esplicita indicazione di Rocha, recupera il pallone Lacame, con Azzoni, che ci ha fatto un po' il suo tiro con il piede destro. Altra situazione importante per la formazione ospite, che comincia a macinare gioco e anche situazioni. Attenzione qua a Marcelinho, che si era dimenticato del pallone. Su questo colpo di tacco non è arrivato Wanfran e la palla è stata recuperata dalla formazione campione d'Italia in carica. Canal, lancio per Tony Dandella, che ci crede, lo tiene, no, fischio di Mazzoni e rimessa. Sempre pronto Wanfran alla battuta, credo che la palla ha rotolato mentre stava rilanciando il numero 10. Fischio che di fatto sancisce il controfallo, il cambio di rimessa che adesso si trasforma per il Pesaro. Marcelinho, Canal ha controllato, prova a liberare il sinistro, una rasoiata velenosa, potente e anche molto interessante, con la palla che esce di un soffio alla sinistra di Pietrangelo. Chance per il raddoppio del Pesaro. Tony Dandel colpisce di testa, la palla finisce fuori. Bella partita tra due formazioni che prima di cominciarla si presentavano con 16 punti, il Pesaro 13, la Came d'Osson che adesso esce con la qualità, il destro da parte di Wanfran, ancora una situazione pericolosa per la Came d'Osson, si distende Miarelli, pallone credo in rimessa laterale, qualche problema per il numero 10, poi viene aiutato dal direttore di gara a rialzarsi. E sulla rimessa c'è Azzoni, fuori da Bertoni, subito chiuso, subito fermato da Marcelinho, pronto a tornare in campo. Intanto Vieira e rientra nella sua posizione tradizionale, quella di pivot, riceve il pallone, prova a girarla verso il tentativo di Azzoni. Collini chiama timeout, c'è qualcosa che non va probabilmente per il Pesaro, che è anche in vantaggio 1-0, ma ha chiamato l'interruzione il tecnico dei biancorossi. Timeout chiamato dal tecnico Fulvio Collini sulle mani per scaldare la squadra. Cronaca, c'era qualcosa che non andava nella retroguardia del Pesaro, evidentemente, perché Collini ha richiamato a sé i suoi. La Came da qualche minuto effettivamente ha avanzato il proprio raggio di azione e appoggiandosi spesso sul punto di riferimento centrale è riuscito a sfondare, poi trovando Varchi sulle corsie. Vieira è venuto a ricevere e ha commesso fallo su Tony Dandel, fischiato dal direttore di gara.
prima del time out, ma avete visto un'altra buonissima chance con Bianaca difeso e poi ad allargato. Perso un compagno, ha corso sull'auto opposto, non c'è stato però bisogno dell'intervento di Michele Miarelli, che adesso va a restituire il pallone a Salas. Tocco verso Taborda, si fa vedere De Oliveira, Onorio, Taborda, ristabilito il quintetto di partenza per l'Ital Service Pesaro, ma Salas si accontenta e la lascia scorrere. Calcio d'angolo ancora per la squadra di Fulvio Collini. Pronto il ciolito, Salas alla battuta, il tocco è fuori per Taborda che stavolta si coordina e centra il palo. Grande situazione per l'argentino, che è dotato di un gran tiro al volo, non lo scopriamo certamente oggi, soltanto il legno a dirgli di no in questa chance. Bertoni, Vieira, pressato da Onorio che lo ferma molto bene, tenta di ripartire Salas, lì vicino c'è De Oliveira, Taborda, Onorio, ha ricevuto Umberto Onorio, ragiona De Oliveira, tiene a distanza Belsito, poi Taborda, Salas, gira il pallone il Pesaro, se ne sono andati 8 minuti nel corso della prima frazione. Con grande maestria la squadra di Collini mantiene il possesso del pallone. Onorio pressato da Bertoni, terzo fallo a carico della Camedosson. Abbiamo visto una grande qualità di palleggio in questo frangente da parte dei campioni in carica, che di fatto disputano la ultima partita prima di partire verso l'avventura tra le migliori d'Europa per la UEFA Futsal Champions League, l'Elite Round. Per la prima volta una formazione marchigiana disputerà l'Elite Round di UEFA Futsal Champions League, che si svolgerà ad Almaty in Kazakistan. Tre squadroni sulla strada del Pesaro, vale a dire il Benfica, il Kairat e il Passo Murcia. Ma è già un grande traguardo esserci, come ha ribadito la società, e poi chiaramente di provarci per cercare di togliersi quante più soddisfazioni possibili anche in campo europeo, tra le migliori. Taborda, passa da Salas, ancora cercando il ciolito, Onorio, taglio profondo di De Oliveira, servito, anticipato da Igor, Pietrangelo non riesce ad agganciare. Ugherani, che si era proposto al proprio portiere, qui De Oliveira ricicla un buonissimo pallone, Salas allarga per Onorio, sterzata centrale, Taborda offre sostegno sulla corsia di sinistra, arriva Onorio lì vicino, cercava Salas con questo pallone potente anche per metterlo nelle condizioni di calciare di prima intenzione, è stato fermato dalla Camedosson. Intanto Salas, il tiro sembrava essere molto ben indirizzato all'incrocio dei pali, Pietrangelo con questa respinta a due mani ha mandato fuori il pallone, ancora Taborda ci riprova, stavolta il tiro non si abbassa a sufficienza e termina alto sulla traversa. Siamo a metà esatta di questo primo tempo, sempre 1-0 dopo 1 minuto e 6 secondi, lo ricordo, ha segnato De Oliveira che tiene avanti la formazione marchigiana. Vieira nell'uno contro uno con Onorio, poi il pallone diventa buono per Grippi che allarga, il tiro, Miarelli, gran parata su Igor, sicuramente più difficile alla seconda con la palla che è rimasta pericolosamente ad alzare sulla linea, il portiere era andato a terra e con un riflesso è riuscito ad allontanarla sulla botta del numero 17. Insiste la Camedosson, Taborda riesce a chiudere, poi non riparte perché la palla è uscita. La rimessa laterale credo sia proprio per i biancorossi.
approfittiamo per ricordarlo anche a chi ci ascolta, ma torniamo di cronaca perché c'è il bel movimento di De Oliveira che calcia e la palla non esce di tanto, è indemoniato letteralmente il pivot ex Acqua e Sapone. E dicevo, approfittiamo anche a beneficio dei nostri telespettatori per ribadire il punteggio, per raccontarvi il punteggio dell'altra super sfida di giornata, vale a dire CMB contro Acqua e Sapone, ex squadra di De Oliveira. Al momento il parziale è di 5-1. E dunque continua a confermarsi una squadra temibilissima per tutte, la CMB, che sta superando con un largo parziale in questi primi minuti di gioco i vice campioni d'Italia in carica. Attenzione perché qua Canalla regala il pallone a Schiosce e poi ci mette una pezza e recupera Onorio con un tocco che è semplicemente l'essenza dell'intelligenza, tocco di De Oliveira profondo a restituire il favore al compagno, la palla viene fermata, poi Gnarelli che interviene e allontana il pericolo. Juan Fran, Schiosci, fischio del direttore di gara, è stata invertita nuovamente la rimessa, credo di sì. E la palla adesso viene resa ai giocatori di Fulvio Colini. Taborda, Toni Dandella, Canal. Se avremo modo vi renderemo durante il corso della nostra telecronaca anche altri aggiornamenti dagli altri campi, proprio perché c'è questa sfida a distanza, questo ottavo turno davvero molto interessante per quanto può offrirci il calendario. È lunghissima, va detto, la partita, e questo sport ci abitua ogni volta in ogni singolo incontro anche a rimonte clamorose. Staremo a vedere se ce la faranno i ragazzi dell'Acqua e Sapone. Ma torniamo a questa di partita che è bellissima, equilibrata ed è soltanto sull'1-0 dopo 12 minuti di gioco. Toni Dandella prova a girarsi su Grippi, ci riesce e li trova il raddoppio di marcatura di Igor che lo costringe ad accontentarsi del fallo laterale. Toni Dandella taglia profondo, viene servito in questo momento da Pablo Taborda. Igor mette il fisico, non gli consente di recuperare comodo e la palla viene presa da Pietrangelo che va a rilancio. Taborda colpisce a metà strada, Juan Fran ripulisce per i propri compagni, Igor vale a dire, Grippi, il lancio intelligente per Juan Fran, chiuso da Taborda, deve cercare il proprio portiere Michele Miarelli, sotto pressione, la calcia via. Schiosce, Grippi, schiosceva di testa, più alto di Borruto, poi Juan Fran cerca un'altra bella giocata con il tacco, rimessa laterale dopo la chiusura di Marcelino. Igor, Grippi, si affaccia avanti la squadra di Silvio Rocha, Igor, corridoio centrale, Marcelino qua ha commesso il fallo ai danni di Juan Fran. Calcio di punizione, secondo fallo a carico dell'Ital Serbis Pesaro. Tre invece ne ha commessi la Camedo Son ed è pronto il Ciapaviera per rientrare su questo calcio di punizione, ma prima il time out chiamato da Silvio Rocha. Time out chiamato adesso dalla Camedo Son a 7 minuti e 22 dall'intervallo, sempre sul punto di 1-0. Thank you.
di due allenatori che sono chiamati dalla Capella Sona 7-22 al termine del primo tempo. Esauriti anche i bonus per le interruzioni da parte dei due allenatori, ne ha beneficiato in questa circostanza Silvio Rocha per dare istruzioni ai suoi sulla battuta di questo calcio di punizione sicuramente interessante. Bertoni, Vieira, Grippi, e sul pallone invece c'è Murilo Schiocchi con il sinistro. Si è allargato Bertoni, si apre anche Vieira, scalcia verso la porta Schiocchi, la respinta di Michele Viarelli. Attenzione al corner sempre da parte di Murilo, il movimento di Grippi, le mani di Miarelli, poi Onorio che cerca di ripartire su Bertoni che è in vantaggio e riesce a coinvolgere il proprio portiere. Lancio verso Vieira, si butta dentro Bertoni, servito invece Schiocchi. Vieira riceve nel cerchio di centrocampo, Canale ha capito tutto, allarga per Toni Dandella che prova a puntare, cerca la puntata, pallone è terminato sul fondo, un'altra buona chance, la seconda per Felipe Toni Dandella, ancora con il sinistro, prima aveva scelto il primo palo, la precisione, ma ha trovato Pietrangelo, adesso invece non trova la porta con la palla che si spegne direttamente fuori, ma Toni Dandella deve inseguire Juanfran che è rientrato sul parquet del pallalino Pizza. Belsito, pressato da Borruto, si era fatto scippare il pallone, poi è stato bravissimo a ritrovarlo. Juanfran non riesce a controllare, rimessa laterale. Canal, Miarelli, Marcelinho, servizio per Borruto, rimessa laterale sempre per la formazione del Pesaro. Mancano 6 minuti e 25 secondi alla fine di questo primo tempo molto intenso in cui non sono mancate le emozioni. Canal, Marcelinho, ancora Canal, il tiro alto, ora la combinazione meno l'esecuzione. Parte dal fondo la Came d'Osson, Schiocchi, Belsito di sinistro, Onorio prima di Marcelinho, trasforma l'azione in offensiva, serve Canal che si gira, fa la cosa giusta, mette un pallone invitante al centro dell'area di rigore, aveva stretto troppo la posizione Marcelinho, era già appostato sul secondo palo, recupero per la Came d'Osson, lancio però sballato da parte di Juanfran. Se lo ricordo essere una classe 99. Compirà 20 anni il prossimo 24 di novembre, data che invece per il Pesaro rappresenterà la terza partita di UEFA Futsal Champions League nell'Elite Round contro il Pozzo. Impegni molto ravvicinati nell'avventura europea con i top club, tra cui anche l'Ital Service. Borruto cerca Canal, prova a girarsi Mauro Canal, Pietrangelo interviene bene, chiude lo specchio della porta, salva il punteggio di 1-0, il Pesaro però rimane lì. Umberto Onorio che tocca fuori da Marcellini, una finta, è andato a terra Schiocchi, riesce a calciare Pietrangelo, attenzione perché è un po' scoperto il Pesaro, colpo di testa di Marcelinho, arretrato in questo caso, e corner per la squadra di Silvio Rocha. Va Belsito alla battuta, Bertoni si stacca, il pallone arriva comodo per Marcelinho che tenta di ripartire, rimane a terra Juanfran, il fallo lo ha commesso Marcelinho che sta per ricevere anche un cartellino giallo, credo per una spracciata, non viene presa benissimo dal pubblico del Pallanino Pizza, con Marcelinho che stava ripartendo, Juanfran che era più dietro, Marcelinho allargato
il braccio, secondo l'arbitro c'è stato il fallo, ristabilita la parità per quanto riguarda le infrazioni, 3-3. Pronto Bertoni. Decisione che, per usare un eufemismo, non è stata accolta benissimo dal pubblico di Fede Pesarese. Postacca la cave, torna in possesso con Belsito. Bertoni cerca il rilancio, Canal di testa, Onorio prima di Juanfran. Borruto prova ad andare nell'uno contro uno, cerca di innestare la sua turbo velocità, viene fermato da Belsito in rimessa laterale, 5 minuti e 5 secondi alla fine del primo tempo che si è acceso su questo episodio. Onorio, Taborda, e la combinazione nello stretto, si impegna Pablo Taborda, non può arrivare qua, che è ben controllato da Azzoni, e anche perché il pallone era molto, molto forte, molto profondo. Bertoni la alza per Belsito, che passa prima di Borruto, calcio d'angolo per la formazione della Came d'Ossol, che continua a premere. Arriva il pallone in area di rigore, chiusura dello stesso Borruto. Miarelli gli va a dire qualcosa. Ed è pronto il capitano della Came, tocco è fuori per Juanfran, era riuscito bene lo schema. Poi sotto porta Giacomo Azzoni, non è riuscito a deviare per la rete mancata del pareggio. Salas tornato in campo, serve Onorio, Taborda, di nuovo Salas, Taborda riceve e punta, poi calcia la parata di Pietrangelo, ancora Pablo Taborda. Onorio che mette ordine, sta giocando molti minuti, è stato quasi sempre in campo. Qui si allunga la maglia di Juanfran e credo arriverà il secondo ammonito della partita. Sì, si tratta di Pablo Taborda, che ha trattenuto vistosamente Juanfran e riceve il cartellino giallo. Alcun dubbio in questa decisione arbitrale. Pronto Bertoni, cartellino giallo per Taborda. Vediamo se prova ad esplodere il destro direttamente. Sulla corsia c'è Belsito, davanti Azzoni e Vieira. Bertoni calcia, trova la respinta di De Oliveira, poi il pallone buono per Azzoni che la calcia di sinistro in area di rigore, trova Miarelli pronto a respingere, un corner per la Came d'Ossol. Belsito alla battuta, pallone attraversa tutta l'area di rigore, non viene controllato da nessun giocatore di Roce, allora Salas può ripartire per il Pesaro quando mancano 4 minuti alla fine del primo tempo. Intervento di Vieira, la rimessa laterale Came, Bertoni, Vieira lì dietro Azzoni e poi Pietrangelo che alza la testa, Miarelli la chiama. Serve Taborda di prima, intelligente per De Oliveira che prova a beffarsi da soli, la palla rimane buona, riesce a ripartire il numero 19 con un brivido qua, ha rischiato moltissimo la Came d'Ossol. Un caparbietà De Oliveira, era riuscito a mettere in difficoltà la retroguardia schierata dei trevigiani. De Oliveira gestisce un buon pallone, lo offre all'indietro a Taborda, Salas, Taborda, la rimessa laterale per la squadra di Rocha. 3 minuti 23 alla fine, sulle mani insieme ai Vikings, manca poco l'intervallo, sempre 1-0. Attenzione a Vieira, Salas si accorge della presenza pericolosa del numero 10, che è sempre un fattore
8 gol per lui in questo inizio di stagione. Belsito cerca di concludere con il sinistro, trova un'altra respinta della retroguardia biancorossa. Tocco per Igor Bertoni, pressato da Onorio che sta disputando un'ottima partita. Insiste Umberto Onorio, bel duello con Egdar Bertoni. Alla fine alla meglio il difensore in quel caso, vale a dire il giocatore in maglia numero 15 della Cambio Sonda, che adesso tocca il pallone all'indietro per Vieira. Centralmente Azzoni prova a girarsi sul destro, lo lascia esplodere ma è ben piazzato De Oliveira e lo ferma. Salas può scattare il contropiede del Pesaro. Toni Dandel. Taborda invita De Oliveira a far movimento, poi bello l'1-2. Non trova spazio però Taborda per servire il suo compagno arretrato, vale a dire Salas. Alla fine si inventa una bella giocata, Paolo Taborda cerca anche il cucchiaio a scavalcare Pietrangelo. Ma c'era molto poco angolo di porta e infatti il pallone si è perso direttamente in fallo laterale per la battuta di Grippi verso Pietrangelo. Rilancio Miarelli, presa comoda tra i due colleghi. Salas, ultimi due minuti. De Oliveira finisce a terra attaccato da Grippi, calcio di punizione. Esce Taborda, torna Canal. Per quanto riguarda il Pesaro, eccolo coinvolto nel possesso di palla, nella manovra della squadra di Fulvio Colini in costruzione. Salas è isolato, riesce comunque a calciarla avanti, trovando però una comoda presa di Lorenzo Pietrangelo. Grippi, Igor fa tutto da solo, alla fine rischia moltissimo, poi con un lancio preciso verso Ugherani esce in qualche modo la Camedo Sonno, ci mette una pezza Salas, Miarelli, Salas, bella la sua giocata, poi con il colpo di tacco arretrato Salas si lamenta per un contatto, si prosegue, il pallone è arrivato da De Oliveira. Duello molto energico con il Ciappa Vieira, quinto fallo. Il direttore di gara Mazzone va a ridire qualcosa alla panchina dell'Ital Service Pesaro. La fattispecie in piedi assieme a Colini, chiaramente c'erano Marco Troilo e Paolo Del Grosso richiamati a sedersi da Natale Mazzone, il primo arbitro, o meglio, per meglio dire, l'arbitro numero uno. Di questa partita. Intanto Canal cerca di calciare ancora una volta di sinistro, la palla viene rimpallata. Perdonate il gioco di parole. Alla retroguardia della Camedo Sonna, Pietrangelo verso Ugherani, colpo di testa, si avvita bene ma non con forza. E allora comoda la presa di Michele Miarelli. 50 secondi alla fine del primo tempo. Salas, Toni Dandel, De Oliveira. Pallone recuperato, Igor cerca il tiro, ancora Miarelli che la recupera. De Oliveira che suggerisce in profondità, 30 secondi alla fine delle ostilità, insiste la Camedo Sonna, vediamo se prova a costruirsi un'ultima situazione pericolosa. Grippi, ancora lui, 14 secondi, Vieira, palla allargata verso Igor, arriva Grippi che si prende il tiro, la palla finisce alta
4 secondi e poi sarà intervallo. Non attacca la Came d'Osson e si va a riposo dunque con il punteggio di 1-0 per l'Ital Service. Pesaro avanti grazie al gol di Giulio De Oliveira, che ha segnato dopo un minuto. La partita è bellissima, tirata, equilibrata, dunque vi invito a rimanere con noi, ci ritroviamo tra un attimo per il secondo tempo. Amici sportivi, ben ritrovati per il secondo tempo di Ital Service Pesaro Came d'Osson, punteggio di 1-0 grazie alla rete maturata dopo appena un minuto di gioco, che porta la firma di Giulio De Oliveira, salito a quota 10 in classifica marcatori. Le formazioni in campo all'inizio di questo secondo tempo, prima del fischio che decreta all'inizio. In questo istante, dicevo, Pesaro con Miarelli, Toni Dandel, Canaltaborda e Marcelinho. Risponde Came d'Osson con Pietrangelo, Schiocchè, Igor, Bertoni e Vieira, che va a ricevere questo pallone. Lo difende dall'attacco di Toni Dandel, poi il pallone è arretrato per Igor e non riesce a controllare. È stato un bel primo tempo dal punto di vista dell'intensità, anche delle giocate, ci sono state delle situazioni pericolose. Il punteggio parla soltanto di 1-0. Taborda, Canal, serve Toni Dandel, il suo movimento, si riappoggia a Taborda, che è uno dei due ammoniti della partita, così come Marcelini, che ha ricevuto adesso e ha servito lì dietro Mauro Canal. Toni Dandel, Taborda, Canal, circolazione rapida del pallone del Pesaro, poi liberato l'argentino, anticipato Marcelinho da Igor, pallone in rimessa laterale, assente questa sera nelle fila del Pesaro Cava, infortunato. È tenuto fuori anche dai giocatori convocati per la panchina, non al meglio anche Fortini, che non ha ancora fatto minuti, probabilmente non ne farà. Intanto Toni Dandel cerca di andare via Bertoni, la palla si è persa però in rimessa, si è tardato un po' troppo Igor per andarla a recuperare. C'è bisogno dell'intervento intanto dello spazzolone per ripulire la parquet del Palanino Pizza prima di ricominciare. Alcune società presenti questa sera a gustarsi la partita, in particolare c'è la Cosmos Futsal di San Marino, formazione che disputa il campionato unico, se così possiamo chiamarlo, della Repubblica di San Marino, e poi c'è il Torconca Futsal, che invece sono degli abitué per quanto riguarda le partite casalinghe dell'Ital Service. Sono presenti anche due giocatori della nuova Montelevate Calcio amputati, formazione che ha vinto il titolo di campione d'Italia in carica, nella fattispecie Luigi Magier, attaccante e capitano, Riccardo Tordi, difensore, e anche loro, così come il Pesaro, presto partiranno per l'avventura in Champions League. Sono stati salutati nel corso del pre-gara e applauditi da tutto il pubblico presente. Qua il tiro molto potente da parte di Igor, che non si abbassa a sufficienza e si spegne fuori, ben oltre la porta, difesa da Michele Miarelli, che riceve adesso un altro pallone. È pronto a rilanciare, il tocco è corto per Toni Dandel, non ha preso il pallone, o meglio lo ha preso all'interno dell'area di rigore, infatti si riparte da Miarelli. Marcelinho, Taborda,
cerca e trova centralmente di nuovo Marcelinho, poi Canal, la porta avanti, servizio per Taborda, sterzata, servizio per Toni Dardella, cerca di girarsi, fa scudo Schiocche, Canal, poi Toni Dardella, un tocco impreciso per Marcelinho. Fa Bertoni alla battuta per Vieira, prova a girarsi di Toni Dardella, Bertoni di nuovo, Schiocche, gira il pallone alla Camedosson, cerca di attaccare, si allacciano Vieira e Toni Dardella, riceve Vieira che si gira sul sinistro, calcia, ma Toni Dardella prima di lui interviene per la rimessa laterale della squadra di Silvio Rocha, e c'è bisogno per una volta di un altro intervento della spazzola per ripulire il terreno di gioco. Battuta della rimessa, tocco fuori per Murilo Schiocche, Igor, servizio per Vieira che si gira, una sventola con il destro e la gran risposta di Miarelli che si fa trovare pronto nella prima respinta davvero impegnativa del secondo tempo. Ho lasciato lo spazio per calciare e l'ho fatto benissimo il giocatore in maglia numero 12, qui arriva il pallone in area di rigore, respinto con il piedone da Michele Miarelli. Vieira, Bertoni, nuovo Vieira, pallone per Vieira, ancora attaccata alle spalle da Taborda, si prende la parola ai due, Igor, Murilo Schiocche, finisce a terra Igor, non c'è stato il fischio degli arbitri, sembra essere molto dolorante il numero 17, Igor Fernando dos Santos, bisogno dell'intervento dei sanitari. E ancora un'altra interruzione dopo 3 minuti e 9 secondi di questo secondo tempo, punteggio sempre di 1-0, lo ricordo, la rete di Giulio De Oliveira. Si rialza adesso Igor, vediamo se può continuare o è costretto momentaneamente ad abbandonare il terreno di gioco. Esce e torna Belsito e poi si ripartirà. Canal che restituisce, rende il pallone alla Camedosson. Schiocche, subito Canal ad intervenire, e Trangelo al limite della sua area di rigore va ad intervenire, poi Vieira che si gira, una finta su Toni Dardella, non ha spazio per calciare, allora serve Bertoni nell'uno contro uno con Marcelinho, tiro stavolta impreciso di Vieira, applaudito da Murillo, ma la palla è finita altissima, ha toccato la copertura e dunque si ripartirà con la rimessa laterale. Richiamato Borruto intanto da Fulvio Colini, ha giocato poco anche lui, probabilmente non al meglio, intanto il pallone di Taborda per Marcelinho, funziona bene questa azione del Pesaro, Pietrangelo riesce a frapporsi pur senza toccare il pallone ma in maniera vincente, non consentendo una conclusione pulita a Marcelinho. Qua il pallone che prende in contropiede Hector Bertoni e la rimessa laterale per il Pesaro che ha avuto una buonissima chance per raddoppiare il punteggio, non c'è riuscito Marcelinho. Onorio, Taborda, ancora Pablo Taborda, insiste in azione individuale, calcia di sinistro, poi la viene respinta
fuori da Taborda. Bel movimento di Marcellino che si gira, calcia la chiusura di Pietrangelo e se la ritrova lì. Poi va al rilancio, comodo per Canalla che la lascia scorrere sino a Michele Miarelli. Esce Marcellino, torna Titi Borruto, torna il Cobra in campo. Palla verso Taborda, poi Onorio, c'entra Borruto che era in traiettoria, il destinatario del pallone era Canale, allora la Came può beneficiare di questo misunderstanding in fase di costruzione del Pesaro. Bensito che controlla, cerca il destro, palla fuori, si era disteso Miarelli, il pallone è comunque uscito, se n'è andato il primo quarto di questo secondo tempo. Sicuramente ad un ritmo meno elevato rispetto alla prima frazione di gioco. Qua non si chiude il triangolo tra Canale e Taborda. Gesto di intesa tra i due. Tocco di Azzoni, arretrato. Bel movimento di Juanfran, che è bravissimo nello stretto e nei dribbling. È riuscito a ripartire qua e ha subito il fallo, calcio di punizione, prima infrazione della ripresa. Cerca di girarsi Quazzoni, viene murato da Taborda, poi Grippi che la alza, Juanfran contro Onorio, non riesce a tenerla in campo e allora rimessa per Michele Miarelli. Onorio, serve Borruto, palla di ritorno, Onorio con la punta, bella triangolo, la palla è uscita. Conclusione di quest'ultimo, la palla è fuori, Little Service prova a salire. Si salva con la Came d'Osson, Pietrangelo, Juanfran chiuso da Taborda con decisione. È pronto Azzoni a ripartire, all'indietro verso Grippi. Servizio per Belsito, lancio, Taborda la controlla con il petto, poi servizio per Borruto che difende il pallone, benissimo, Taborda si ripropone in attacco, cerca il movimento, calcia Pablo Taborda, fa tutto benissimo, la palla esce di un soffio, si resta sull'1-0. Ancora una chance per la squadra di Fulvio Colini che non riesce a raddoppiare. Il punteggio è ancora in bilico. Imposta Grippi. La Came è decisamente dentro la partita, non soltanto per il punteggio, ma anche perché quando si riaffaccia davanti con qualità riesce a rendere la vita ostile al Pesaro. Questa non è una novità, ovviamente stiamo parlando di un'altra delle squadre tanto attrezzate di questa Serie A. Borruto cerca il primo guizzo, se vogliamo, della sua serata, perché ha giocato poco, come ho detto qualche istante fa, dopo aver dispensato l'assist ad Onorio di prima intenzione. Adesso lo riceve da De Oliveira, calcia la chiusura di Pietrangelo. La squadra di Colini prova a crederci in questa fase della partita, cercando di accelerare un pochettino il ritmo, con Salas fermato dal movimento di Azzoni, poi Juanfran che non riesce a ripartire perché c'è Umberto Onorio. Colpo di testa di Grippi, mette giù con il petto De Oliveira, Salas taglia tutto il campo servendo l'argentino Borruto, palla all'indietro per Onorio che finisce a terra, lotta, si rialza, vince un rimpallo, ancora Onorio per De Oliveira, palla fuori, Borruto con la punta, deviazione, calcio d'angolo per il Pesaro. Pallone per De Oliveira, prende questo tiro, non riesce però a rendersi pericoloso, alla restituita Pietrangelo, servizio corto per Juanfran, si fa vedere Azzoni che riceve, pressato, si gira molto bene, poi la palla è per Belsito che di esterno va da Grippi, altrettanto fa quest'ultimo verso Juanfran, poi Grippi che controlla, cerca il tiro, palla sul fondo. Borruto,
Onorio. De Oliveira difende il pallone, ma di nuovo da Umberto Onorio, poi Salas che cercava il proprio compagno, più Onorio commette fallo, calcio di punizione, secondo fallo a carico del Pesaro. Quasi sette minuti trascorsi. Non riesce a ripartire la Came d'Ossona con il lancio di Juanfran. Piazzoni che viene rilevato da Vieira. Salas, Onorio, Borruto, Salas, bello il lancio, bella anche la chiusura di Grippi che poi guardava in alto per recuperare il pallone. La palla è a disposizione ancora della Came d'Ossona. Il tiro di Grippi, ringhia Salas, è riuscito a mettersi davanti con il corpo frapponendosi al pallone che veniva scagliato verso la porta. Vieira, Grippi di tacco, Juanfran cerca il tiro dalla distanza siderale, la palla è ben alta, si resta sull'1-0 dal Palanino Pizza per l'ottava giornata di campionato di Serie A. Borruto, Onorio, sempre Borruto per De Oliveira e deve retrocedere alla propria posizione. Borruto lotta, vince il rimpallo, che bella giocata, Borruto, parata di Pietrangelo, poi vince un rimpallo con energia Vieira che cerca di attaccare, allarga benissimo per Benzito, il movimento del capitano, riesce a concludere sul primo palo, la palla è di nuovo fuori. Ha accelerato in maniera quasi vincente Titi Borruto, poi ha trovato un'ottima risposta del portiere Lorenzo Pietrangelo, che adesso scuote i suoi perché hanno rischiato severamente di prenderlo. Qua il secondo gol che ha voluto un suo ottimo intervento. Taborda, Bertoni all'indietro, Pietrangelo uno sguardo avanti e la palla è lunga, recuperata direttamente da Michele Miarelli. Taborda che riparte verso De Oliveira, chiusura Toni Dandella, Taborda, serve Salas, De Oliveira lì dietro, Toni Dandella, Taborda, Salas tira il pallone, la formazione di Colini tiene la gestione della partita, poi Taborda che si lancia avanti, De Oliveira, il tiro con la punta di Salas, ha cercato più la potenza che la precisione in questa circostanza, la palla è finita nuovamente fuori con Toni Dandella. Era riuscito ad aggirare Vieira, poi si è girato dalla parte giusta, quella di sinistra, e ha messo il pallone in rimessa laterale per la Came d'Ossona, pronta a battere con Ekdar Bertoni. All'indietro da Igor, Ugherani lì vicino, Bertoni, Toni Dandella che la lascia scorrere, guadagnato nuovamente il possesso dall'Ital Service Pesaro. Taborda, Salas, di nuovo Pablo Taborda, servizio per De Oliveira, pressato, il recupero veloce della Came con il tocco per Vieira che non va di sinistro, si affida al suo destro, le finte, chiusura, poi Bertoni dalla distanza, Miarelli sicuro, in due tempi la blocca Taborda, Toni Dandella alza la squadra di Rocha, il proprio baricentro, lancio Pietrangelo, la chiama, la blocca Bertoni, buono il suo controllo, punta
viene toccato da dietro, non c'è il fallo, la palla è buona per Igor, una finta Igor, poi il tiro di Vieira, la chiusura ancora di Miarelli, il Pesaro però è tutto lì. Allora bisogna andare ad un tocco corto, comodo per Pablo Taborna, tenta di distendersi adesso la squadra di Fulvio Colini con il movimento del Ciolito Salas. Torna Canali in campo, un po' di imprecisione. Queste sortite offensive delle squadre, mentre c'è bisogno ancora una volta dell'intervento dello spazzolone prima di riprendere le operazioni con la rimessa laterale. Metà esatta del secondo tempo, punteggio è sempre di 1-0, come vedete anche grazie all'ausilio della nostra grafica, non si schioda da 30 minuti, 29 per meglio dire, che dopo un minuto della prima frazione c'è stata la rete di Giulio De Oliveira che tiene avanti la formazione di Fulvio Colini. Ugherani batte corto per Bertoni, lancio per Vieira anticipato da Canal, Miarelli, Taborda, Canal lascia scorrere, Toni Dandel che può impostare di nuovo, Mauro Canal, Taborda cerca uno scarico comodo, lo trova in Canal che d'esterno prova a innescare De Oliveira, la palla è lunga, viene recuperata da Pietrangelo, Bertoni, Ugherani, Igor, Ugherani per Igor, Bertoni, servizio per Ugherani, chiusura di Toni Dandel, molto decisa. Battuta di Ugherani, tocco per Vieira, va a girarsi, chiusura ancora buona, efficace di Toni Dandel che prova a ripartire, attenzione a Vieira che rimane a terra dolorante, credo si sia fatto male alla caviglia, infatti allontana il pallone Taborda. Vediamo se ce la fa a continuare, subito una smorfia di dolore, è caduto mentre stava concludendo, quindi presumo che gli si sia girata la caviglia, non riesce a rialzarsi, c'è bisogno ancora una volta dell'intervento dello staff per un'altra interruzione, questa credo più seria per quanto riguarda il numero 12. Ce la fa Vieira, molto dolorante, si rotola ancora a terra, mancano 9 minuti e 13 secondi alla fine del match, aiutato a rialzarsi da Onorio ma è costretto credo ad uscire, sta tornando intanto Murilo Schiocchè, sta tornando Azzoni, è rimasto in campo Igor così come Bertoni. Una sorta di time out se vogliamo per le due squadre, per i due tecnici che hanno approfittato per fornire indicazioni utili ai giocatori. Eccolo il cambio, Corazzoni che torna al posto del Sciamaviera che deve abbandonare per il momento la contesa. Bertoni restituisce a Pablo Taborda, riparte l'Ital Service Pesaro. Canal dell'uno contro uno con Murilo, servizio per Taborda, prova a puntare il numero 14, va di nuovo da Titi Borruto che è tornato in campo, la rimessa laterale, fulminato con lo sguardo da Colini, lo ha invitato urlando a tornare a prendere la sua posizione di competenza, qui Azzoni si gira e poi calcia, trova la chiusura nella formazione biancorossa. Murilo Schiocchi,
Murillo, Bertoni, colpo di testa di Azzoni, Schiocche, Igor, Azzoni, gira il pallone alla Camedosson. Murillo, va da Bertoni, chiusura di Canal, fase di possesso per la squadra trevigiana che attacca e insiste, palla allargata per Schiocche, lancio impreciso e palla recuperata dal Pesaro. 8 minuti ancora da giocare in questo match. Kame che, come detto, veniva da 4 risultati utili di fila, tra cui 3 vittorie fatturate negli ultimi 3 turni di campionato, un momento davvero positivo per la squadra di Silvio Rogia. Hanno consentito anche di salire sino a 13 punti raggiunti in questa prima parte di stagione, prima parte di campionato. L'ultima vittoria ad Avellino per 2-1 la scorsa settimana, mentre il Pesaro ha giocato, anche se vogliamo, in infrasettimanale, diciamo così, per il recupero. Daniele, la vittoria 8-4, prima era arrivata invece la sconfitta con l'acqua e sapone. Calendario molto fitto per la squadra marchigiana che, come detto, la prossima settimana, ad inizio della prossima settimana, partirà per l'avventura in UEFA Futsal Champions League nell'Elite Round, ma c'è un'altra partita da portare in porto e attenzione perché Canala si fa scippare il pallone in maniera scolastica per le sue qualità. Qui Schiocche che la recupera, poi Belsito, Juanfran nell'uno contro uno, finisce a terra, recuperato il pallone da Borruto che cerca l'accelerazione, palla allargata per Tavorda che si presenta al tu per tu davanti a Pietrangelo. È un altro intervento importante del portiere della Camedosson. 7 minuti alla fine, sempre 1-0. A dare il pallone in calcio d'angolo, 7 minuti alla fine del match. Corner per la squadra di Colini. Il pallone finisce direttamente dalle parti di Miarelli. Tavorda, Marcelinho, ancora Tavorda che si ripropone, Marcelinho dentro con il destro, traversa, ma che giocata avevano combinato quei due, da rivedere assolutamente qua. Bel movimento di Tavorda che con un pallonetto delizioso ha servito Marcelinho di destro, ha impattato sul montante. Secondo legno della partita centrato dal Pesaro che adesso si riporta avanti con Onorio. Finisce a terra Belsito, terzo fallo a carico del Pesaro. Murillo, Juanfran, il pallone dalle parti di Miarelli. Intervento puntuale, preciso, quasi da libero aggiuntivo per allontanarlo. E la rimessa è per la Camedosson a 6 minuti e 20 secondi dal termine di una partita intensissima, ancora tanto equilibrata. Canal, Onorio, vediamo se il Pesaro prova a cercare con questo possesso il gol del raddoppio. Onorio, Canal, no, c'è la chiusura della Camedosson con Murillo che recupera rapidamente il pallone e gli arbitri sono d'accordo con lui. Juanfran finisce a terra, non c'è il fallo, invitato a rialzarsi, palla per lo stesso Juanfran, il tiro del Ciapaviera che si è ristabilito e la palla è finita sul fondo. Miarelli, Onorio, Marcelinho, la rimessa laterale per il Pesaro che ha lamentato Colini perché la Camedosson sull'occasione di qualche istante fa ha preso per prima la palla, ha battuto, gli arbitri hanno dato l'ok, Colini invece diceva la rimessa è nostra. Attenzione a Borruto che si innesca sulla destra, calcia ma trova l'esterno della rete con deviazione, calcio d'angolo per il Pesaro. Lo stesso Borruto alla battuta. Conta i secondi il direttore di gara. Chiusura di Juanfran.
movimento fuori, Canal di sinistro, bella coordinazione, bello stile, la palla alta. Biarelli, Onorio, Marcelinho difende il pallone, prova ad andare, riesce a passare Marcelinho, la palla rimane lì, Pietrangelo interviene, chiude tutto. Salas prova a lottare e seguire profondo il taglio di un giocatore della Camerossone, nel frattempo c'è stato il recupero di Marcelinho rapido che ha calciato in porta e la palla è finita direttamente sul fondo, può ripartire la Camerossone, 5 minuti, tanta tensione, si respira anche qua al palazzetto per una partita incredibile, non tanto per i gol e la spettacolarità ma per l'intensità, le giocate, la voglia di entrambe le squadre di fare bella figura, di non perderla. Chapaviera ha servito Grippi e poi Juanfran che prende il corridoio centrale, trova la strada sbarrata, ma la rimessa è la sua. Grippi, Belsito, Bertoni di prima intenzione la manda avanti, trova soltanto Taborda che controlla con calma, palla verso Canal, De Oliveira, sostituzioni molto rapide da parte del Pesaro, che bella giocata di Giulio De Oliveira che si beve il difensore, poi cerca il pallo netto, la palla esce incredibilmente di poco, è sempre lui l'uomo più pericoloso, l'uomo in più di questo momento della stagione dell'Ital Service Pesaro. Vieira, Belsito, Schiocchè cercava sulla profondità il movimento di Vieira. La palla si è persa direttamente fuori. Salas, Onorio. Per Salas di nuovo. De Oliveira. Taborda. Onorio. Servizio per Giulio De Oliveira, poi Onorio, poi Taborda, quindi Salas, il Pesaro deve uscire e ci riesce alla fine con De Oliveira che avanza, ricomincia con calma da Umberto Onorio, Camedosson che difende negli ultimi metri, tocco per De Oliveira, arriva il rimorchio di Onorio, conclusione di sinistro, palla fuori, 3 minuti e 31 secondi ancora da giocare, torna Igor in campo, esce Belsito, contano gli arbitri ma Pietrangelo la rimette in gioco rapidamente per Bertoni. Seguiamo queste ultime fasi di una partita bellissima. Schiocchè, tocco maldestro di Vieira, poi De Oliveira che serve sulla corsia Onorio, isolato con grandissima caparbietà, con l'esperienza che lo contraddistingue, va a guadagnarsi una preziosa rimessa, una preziosa touche, già battuta verso Taborda, poi Salas la lascia lì all'argentino che può puntare, viene toccato da Vieira, poi si lamenta con l'arbitro, rischia perché è ammonito, si è fermato letteralmente Taborda che ha reclamato il fallo. Rucca gli ha detto chiaramente non c'è nulla, stai zitto perché stai rischiando, provando a tradurre, e poi Taborda allora decide di mettersi in proprio per costruirsi la giocata, la palla viene recuperata da Pietrangelo, lancio verso Azzoni direttamente in rimessa laterale, invita la calma i suoi adesso Fulvio Collini, Taborda a due tocchi verso Salas, di nuovo Taborda che si gira, è pressato, riesce a trovare un corridoio, poi guadagna la rimessa laterale, lancio di Pablo Taborda per De Oliveira anticipato da Igor, Schiocchè, Onorio ha capito tutto, con anticipo prova a puntare, insiste Umberto Onorio, fermato da Igor, vediamo di chi ha la rimessa del Pesaro.
Borda, Onorio, perde Oliveira, Salas, c'è la chiusura di Bertoni. Salas, Taborda, Onorio, De Oliveira, pallone sanguinoso, recuperato da Bertoni che punta, cerca di liberare il suo destro, ma Onorio si fa apprezzare in fase difensiva per una bellissima chiusura e chiama timeout immediato. Silvio Rocha, vediamo se la gioca magari con il quinto di movimento. Intanto un attimo di break. Se la gioca sì con il quinto di movimento, pettorina indossata da Ugherani, Bertoni, Murillo, Igor e Vieira in campo. Bertoni va alla battuta, 2 minuti da giocare con la superiorità della Camedosson che cerca la rete del pareggio dopo aver tenuto avanti per tutta la partita i campioni d'Italia in carica. Adesso cercano la stoccata magari per pareggiare i conti. Vieira, Igor, i fischi del pubblico, Bertoni, Murillo, Igor, di prima, palla recuperata da Miarelli che non cerca di calciare, cerca invece il rilancio per Onorio, la palla entra in porta ma non è stata toccata da nessuno, infatti riparte rapidamente Pietrangelo con Murillo che prova a risalire in campo. C'è Bertoni sul pallone, è tornato anche Ugherani, 1 minuto e 30 secondi alla fine della partita, palla allargata verso Vieira, poi Murillo, Bertoni di prima, Ugherani cerca di concludere, Taborda interviene, rimessa dal fondo per Miarelli, intanto l'arbitro va ad inseguire letteralmente Ugherani che ha scansato il pallone in maniera irregolare, non ha consentito al Pesaro di calciare rapidamente verso la porta e allora ecco spiegato il motivo del cartellino giallo, terzo ammonito della partita, primo ammonito della Camedosson. Si attenderà il fischio dell'arbitro prima di procedere, ma questi sono secondi che fanno bene sicuramente alla squadra di Fulvio Collini che non consente al portiere di movimento di rientrare, però la palla viene subito recuperata da Pietrangelo, il rilancio profondo e deve rimanere lì tra i pali Lorenzo Pietrangelo perché la rimessa è per l'Ital Service Pesaro. Salas, Canal, Miarelli, il rilancio non è male per Salas che la domestica, Canal prende il corridoio centrale, poi il tocco sotto porta di De Oliveira che si fa ipnotizzare da Pietrangelo, non è finita, Taborda mette a sedere un avversario, Taborda calcia, De Oliveira non arriva, è successo di tutto, manca ancora un minuto e c'è ancora una partita perché Pietrangelo ha rimesso rapidamente in gioco per Schiocche. Attenzione alla Camedosson che torna in campo con il power play, De Oliveira prova ad intervenire, è rimasto troppo avanzato e adesso viene chiamato a gran voce dalla panchina, interviene anche il direttore di gara, torna in campo Azzoni, momenti decisamente concitati, Murillo, il servizio per Azzoni, palla verso Bertoni, ha avuto la chance per pareggiare i conti la Camedosson, la palla è uscita di un soffio sul fondo, mancano 39 secondi alla fine della partita, Miarelli è pronto a rilanciare, Onorio non tocca il pallone, rimessa laterale e cambio tra Pietrangelo e Ugherani, subito la battuta, Rocha indica ai suoi di salire rapidamente in campo, Azzoni, Grippi, Bertoni, Murillo,
ancora Vieira, poi Grippi che si prende la finta, poi il tiro di sinistro, Toni Dandello Mura, Onorio, attenzione perché è uno specialista nelle ripartenze, viene steso da Murilo Schiocchi con la porta praticamente vuota, si gioca questo jolly, questo cartellino giallo, stendendo Umberto Onorio che era lanciato a rete, la porta rimasta inesorabilmente vuota e adesso sono 17 secondi dalla fine. C'è bisogno un'altra volta dell'intervento dello Spazzoloni, mentre qua il pubblico si alza per sostenere in questi ultimi scampoli di partita i suoi beniamini, i suoi giocatori. Taborda per Salas, subito recupero di Grippi, poi Taborda che apre per Onorio che si coordina con il piede sinistro, ha cercato un gol da antologia ma la palla è finita abbondantemente fuori. Pietrangelo, Grippi, 10 secondi, la Came deve fare in fretta, Bertoni si porta avanti, Grippi, c'è Ugherani sul secondo palo, Grippi insiste, calcia, trova la deviazione, 2 secondi alla fine, è incredibile, la Came ha un'ultima chance per calciare il pallone fuori, se lo prende il tiro Vieira, Viarelli e finisce qua per l'Italservice Pesaro che vince la partita 1-0 con la rete di Giulio De Oliveira ed è una vittoria importantissima per la squadra di Fulvio Colini che rimane in vetta alla classifica, sale a quota 19 punti mentre la Camedo Son fa una figura davvero eccezionale contro i campioni d'Italia in carica, rimangono a quota 13 i trevigiani, è stato bellissimo l'abbraccio anche tra Colini e Silvio Rocha a fine partita, chissà che non gli abbia fatto i complimenti e poi soprattutto un grosso in bocca al lupo perché il Pesaro oltre che rappresentare le Marche rappresenterà tutta Italia alla prossima ormai imminente kermesse della UEFA Futsal Champions League che parte il 21 con la partita con il Benfica, poi Kairat e il Fosso Murcia sulla strada dei rossiniani. Camedo Son sconfitta 1-0, Pesaro che vince, rimane in vetta la classifica. È tutto da parte di Giacomo Giampieri. Ci ritroviamo ai prossimi appuntamenti, sempre qua su PMG Sport Futsal. Buon proseguimento di serata. In Asia, seppur europeo, e quindi fra poco ci sarà una sorpresa che vi invitiamo a seguire fino in fondo in questa serata magica targata Italservice Pesaro.
alla squadra in vista della partenza per